Internazionali di tennis a Francavilla al Mare, atto quinto. La manifestazione presentata al Mumi si svolgerà dal 7 al 14 maggio sui campi del Circolo Tennis Sporting Club. L'edizione di quest'anno è cresciuta di livello, l'ATP l'ha elevata da 50 a 75 e sarà anche più ricca, il montepremi è lievitato da 50.000 a $80.000. Inoltre, in linea con la tradizione, sono iscritti diversi giocatori di spessore. Per il singolare, testa di serie numero 1 è il britannico Liam Brady, 132esimo del ranking mondiale, ma ci sono anche i francesi Perry, testa di serie numero 2 ed ex numero 17 al mondo, ed Herbert, che nel doppio è stato numero 2 del mondo e ha vinto diversi Grand Slam. Ottimo parterre anche nel doppio con la testa di serie sudamericana Barrientos Bear, che gravita intorno alla 65esima posizione. E curiosità, sarà presente anche Petros Tsitsipas, fratello del più noto Stefanos, che giocherà in coppia con l'olandese Arens. Direttore tecnico del torneo per il secondo anno consecutivo è l'ex tennista Gianluigi Quinzi, che vinse il torneo nel 2018. Rete 8 trasmetterà 5 dirette di mezz'ora. Sarà una settimana di spettacolo non solo nello sport, ma anche una settimana importante per gli studenti e i ragazzi che gravitano intorno a questo meraviglioso sport seguito da tutto il mondo, uno degli sport più seguiti, in un luogo che è uno dei fiori all'occhiello dei nostri impianti sportivi di Francavilla. Quindi Francavilla si conferma luogo di sport, di incontro e di convivialità che ci rende orgogliosi di questa manifestazione. Gioca a tennis il sindaco? Giocavo fino a poco tempo fa, adesso vorrei tornare in campo, ma insomma gli impegni tante volte mi tengono lontana. Per me è uno sport bellissimo perché ti insegna proprio quali sono i valori della vita, che per raggiungere un obiettivo ci vuole sacrificio, ti trovi in campo da sola, tu contro l'altro, ed è un momento di grande crescita. La nostra forza è sì la nostra organizzazione, quindi anche il nostro circolo, ma anche la forza dei giocatori che hanno partecipato in passato e che anche quest'anno saranno presenti al torneo. E poi non solo sport, ci sono diversi eventi collaterali serali. Sì, quest'anno abbiamo più di un evento in serale. Il martedì abbiamo la cena con i campioni di tennis, cioè i giocatori sono invitati al circolo per una cena anche con un DJ, e chi vuole partecipare, diciamo, può partecipare, la cena è aperta a chi vuole partecipare. Il giovedì, dopo il serale, abbiamo anche un after match, chiamiamolo così, con anche qui DJ, con una nuova festa il giovedì. E il sabato, per concludere prima della finale, una cena con arrosticini e un gruppo, una banda, un gruppo musicale dal vivo, per far conoscere i arrosticini anche ai giocatori che ci vengono a trovare da tutto il mondo.